Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la Regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi. Nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio. E come vivere in essa? Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro del Cielo, volume 15, 8 dicembre 1922. L'Immacolata Concezione. Figlia mia, l'Immacolato Concepimento della mia mamma fu prodigioso e in tutto meraviglioso, tanto che cieli e terra ne stupirono e fecero festa. Tutte e tre le divine persone fecero a gara. Il Padre fece sboccare un mare immenso di potenza. Io, figlio, un mare infinito di sapienza, e lo Spirito Santo un mare immenso d'eterno amore che, confondendosi in un solo mare, formarono uno solo. Ed in mezzo a questo mare fu formato il concepimento di questa Vergine, eletta fra le elette. Sicché la divinità somministrò la sostanza di questo concepimento, e non solo era centro di vita di questa ammirabile e singolare creatura, ma questo mare le stava d'intorno, non solo per tenerla difesa da tutto ciò che potesse ombrarla, ma per darle in ogni istante nuove bellezze, nuove grazie, potenza, sapienza, amore, privilegi, eccetera. Sicché la sua piccola natura fu concepita nel centro di questo mare, si formò e crebbe sotto l'influsso di queste onde divine. Tanto che non appena fu formata questa nobile e singolare creatura, Dio non volle aspettare come il solito delle altre creature. Voleva i suoi amplessi, il ricambio del suo amore, i suoi baci, godersi i suoi innocenti sorrisi. E perciò non appena fu formato il suo concepimento, le diedi l'uso di ragione, la dotai di tutte le scienze, le feci conoscere le nostre gioie e i nostri dolori al riguardo della creazione.
E fin dal seno materno lei veniva nel cielo, ai piedi del nostro trono, per darci gli amplessi, il ricambio del suo amore, i suoi teneri baci. E gettandosi nelle nostre braccia ci sorrideva con tale compiacenza di gratitudine e di ringraziamento da strappare i nostri sorrisi. Oh, com'era bello vedere questa innocente e privilegiata creatura, arricchita di tutte le qualità divine, venire in mezzo a noi tutta amore, tutta fiducia, senza paura. Perché solo il peccato è quello che mette distanza tra creatore e creatura, spezza l'amore, sperde la fiducia ed incute timore. Sicché lei veniva in mezzo a noi come regina, che col suo amore dato da noi ci dominava, ci rapiva, ci metteva in festa e si faceva rapitrice di altro amore. E noi la facevamo fare, godevamo dell'amore che ci rapiva e la costituivamo e la costituimmo regina del cielo e della terra. Il sole sorrise nella sua luce, si credette fortunato nel dover servire la sua regina col darle la luce. Il cielo, le stelle e tutto l'universo sorrisero di gioia e fecero festa perché dovevano allietare la loro regina, facendole vedere l'armonia delle sfere e della loro bellezza. Sorrisero le piante perché dovevano nutrire la loro regina. E anche la terra sorrise e si sentì nobilitata nel dover dare l'abitazione e farsi calpestare dai passi della sua imperatrice. Solo l'inferno pianse e si sentì perdere le forze dal dominio di questa sovrana signora. Ma sai tu quale fu il primo atto che fece questa celeste creatura quando si trovò la prima volta innanzi al nostro trono? Lei conobbe che tutto il male dell'uomo era stato la rottura tra la volontà sua e quella del suo creatore, e lei ebbe un tremito e, senza frapporre tempo in mezzo, legò la sua volontà ai piedi del mio trono senza neppure volerla conoscere. E la mia volontà si legò a lei e si costituì centro di vita, tanto che tra lei e noi si aprirono tutte le correnti, tutti i rapporti, tutte le comunicazioni. E non ci fu segreto che non le affidammo. Fu proprio questo l'atto più bello, più grande, più eroico che fece. Il deporre ai nostri piedi la sua volontà e che a noi, come rapiti, ce la fece costituire regina di tutti. Vedi dunque che significa legarsi con la mia volontà e non conoscere la propria? Il secondo atto fu l'offrirsi a qualunque sacrificio per amore nostro. Il terzo, restituirci l'onore, la gloria di tutta la creazione che l'uomo ci aveva tolto col fare la sua volontà. E fin dal seno materno pianse per amore nostro che ci vide offesi e pianse per dolore dell'uomo colpevole. Oh, come ci intenerivano queste lacrime innocenti ed affrettavamo la sospirata redenzione. Questa regina ci dominava, ci legava, ci strappava grazie infinite, ci inclinava tanto verso il genere umano che non potevamo né sapevamo resistere alle sue replicate istanze. Ma donde le veniva un tale potere e tanta ascendenza sulla stessa divinità? Ah, tu l'hai capito, era la potenza del nostro volere che agiva in lei, che mentre la dominava la rendeva dominatrice di Dio medesima. E poi, come potevamo resistere a sì innocente creatura, posseduta dalla potenza e santità del nostro volere? Sarebbe stato resistere a noi stessi. Noi scorgevamo in lei le nostre qualità divine, come onde affluivano su di lei i riverberi della nostra santità, i riverberi dei modi divini, del nostro amore, della nostra potenza, eccetera, e il nostro volere che ne era il centro, a cui attirava tutti i riverberi delle nostre qualità divine, si faceva corona e difesa della divinità abitante in lei. Se questa Vergine Immacolata non avesse avuto il volere divino come centro di vita, tutte le altre prerogative e privilegi di cui tanto l'arricchimmo sarebbero stati un bel nulla a confronto di questo. Fu questo che le confermò e le conservò i tanti privilegi, anzi in ogni istante ne moltiplicava di nuovi. Ecco perciò la causa che noi la costituimmo regina di tutti, perché quando noi operiamo lo facciamo con ragione, sapienza e giustizia,
perché mai diede vita al suo volere umano, ma fu sempre integro il nostro volere in lei. Come potevamo dire ad un'altra creatura: tu sei regina del cielo, del sole e delle stelle, se invece di avere il nostro volere per dominio fosse dominata dal suo volere umano? Tutti gli elementi del cielo, sole, terra si sarebbero sottratti al regime e dominio di questa creatura. Tutti avrebbero gridato nel loro muto linguaggio: non la vogliamo, noi siamo superiori a lei perché mai ci siamo sottratti dal tuo eterno volere. Quale mi creasti? Tale sono, avrebbero gridato il sole con la sua luce, le stelle con il loro scintillio, il mare con le sue onde, così tutto il resto. Invece, come tutti sentirono il dominio di questa Vergine eccelsa, che quasi come loro sorella non volle mai conoscere la sua volontà, ma solo quella di Dio, non solo fecero festa, ma si sentirono onorati di avere la loro regina e corsero intorno a lei a farle corteggio, a tributarle gli ossequi, col mettersi la luna come sgabello dei suoi piedi, le stelle come corona, il sole come diadema, gli angeli come servi, gli uomini come attendendo. Tutti. Tutti le fecero onore e le resero i loro ossequi. Non c'è onore o gloria che non si possa dare al nostro volere, sia che agisca in noi, nella sua propria sede, sia che abiti nella creatura. Ma sai tu quale fu il primo atto che fece questa nobile regina quando, uscendo dal seno materno, aprì gli occhi alla luce di questo mondo? Mentre ella nacque, gli angeli le cantarono le ninne alla celeste bambina, ed essa restò rapita, la sua bell'anima uscì dal corpicino. Accompagnata da schiere angeliche, e girò a terra e cielo, andando a raccogliere tutto l'amore che Dio aveva sparso in tutto il creato, e penetrando nell'empirio, venne ai piedi del nostro trono. E ci offrì il ricambio dell'amore di tutto il creato e pronunciò il suo primo grazie a nome di tutti. Oh, come ci sentimmo felici nel sentire il grazie di questa bambinella regina, e le confermammo tutte le grazie, tutti i doni da farle superare tutte le altre creature unite insieme. Poi, gettandosi nelle nostre braccia, si deliziò con noi, nuotando nel pelago di tutti contenti, restando abbellita di nuova bellezza, di nuova luce, di nuovo amore. Supplicò di nuovo per il genere umano, pregandoci con lacrime che scendesse il Verbo Eterno per salvare i suoi fratelli. Ma mentre ciò faceva, il nostro volere le fece conoscere che scendesse alla terra, e lei subito lasciò i nostri contenti e gioia, si partì per fare cosa? Il nostro volere. Quale calamita potente era il nostro volere, abitante in terra in questa neonata regina. Non ci pareva più estranea alla terra, non ci sentivamo più di colpirla facendo uso della nostra giustizia. Avevamo la potenza della nostra volontà che in questa innocente bambina ci spezzava le braccia, ci sorrideva dalla terra e cambiava la giustizia in grazia e in dolce sorriso. Tanto che, non potendo resistere al dolce incanto, il Verbo Eterno affrettò il suo corso. O prodigio del mio volere divino, a te tutto si deve, per te si compie tutto e non c'è prodigio più grande del mio volere abitante nella creatura. Io sinceramente vorrei tanto essere in questo momento, dico una follia, nel cuore di qualunque persona abbia letto questo scritto o le capiti, insomma, di ascoltare questa piccola meditazione su questo scritto, per sapere quanto è estasiato, colpito, impressionato, direi quasi santamente sconvolto. Cioè, una meditazione su questo brano penso che richiederebbe un mese di tempo, insomma. La meditazione non ha, diciamo, come scopo quella di fare l'esegesi di ogni singola parola, ma certamente è un testo su cui tornare, perché è di una ricchezza impressionante. Un ritratto veramente divino di chi è la nostra divina, divinissima Maria. Io vorrei partire proprio dalle ultime battute e da una
considerazione di poco precedente alla conclusione di Gesù, perché faccia comprendere davvero chi è la Madonna, ecco, e possa sgombrare il campo da ogni dubbio che ogni tanto prende qualche devoto scrupoloso, come li chiama San Luigi Monforte, che c'ha paura di togliere qualcosa a Gesù tributando culto e onore a Maria. Cioè, il senso di questo scritto è uno solo. Questi prodigi che adesso riscorreremo lentamente, più contemplandoli in atteggiamento di muta e silenziosa, direi quasi adorazione, ecco, stupore divino, insomma, dinanzi a quello che è accaduto. Ma tutto il fondamento dipende solo da una cosa. Dipende dall'atto primo che la Madonna ha fatto, appena concepita. Il legare la sua volontà a quella divina, dopo che Dio le fece conoscere che la causa della rovina, di ogni rovina, era la volontà umana. E quindi da quel momento la volontà divina si lega a lei e si costituisce centro della sua vita. Gesù conclude dicendo: o prodigio del mio volere divino, a te tutto si deve, per te si compie tutto, e non c'è prodigio più grande del mio volere abitante nella creatura. Chi è Maria? Potremmo rispondere: la divina volontà abitante in una creatura. Capite? Ecco perché io amo sempre chiamare la Madonna la divina Maria, perché lei non c'è niente di umano, salvo la condizione creaturale, ontologica, quindi la sua anima è creata, non è eterna, il suo corpo è creato, non è eterno, le sue perfezioni, per quanto insondabili, sono comunque limitate, ecco perché non ha un essere infinito come quello dell'Altissimo. Ecco, però, accettuate queste fondamentali e da sottolineare distanze ontologiche che ci sono, intercorrono tra Maria e la divinità, il resto abbiamo chiuso. È tutto divino in lei. E Gesù dice una cosa, dice: attenzione, voi rendete culto a Maria? Pensate di rendere culto ad una creatura? No, voi rendete culto alla mia divina volontà operante in lei, dice Gesù. Non c'è onore o gloria che non si possa dare al nostro volere. La divina volontà, dare culto e gloria alla divina volontà è dare culto e gloria a Dio stesso. Perché la divina volontà non è altro che il principio di ogni azione ed operazione divina, sia dentro che fuori la Santissima Trinità. Quindi, cioè, capite? Non si può distinguere, come dire, il culto dato alla volontà di un soggetto dal culto dato al soggetto, perché la volontà, che in noi esseri umani è una facoltà, appartiene al soggetto. D'accordo? Ecco. Allora, non c'è onore e gloria che non si possa dare al nostro volere, su questo siamo tutti d'accordo, d'accordo? Ma sia che agisca in noi, cioè nella sua propria sede, sia che abiti nella creatura. Voi pensate, noi veneriamo i santi, no? E nei santi della tradizione della Chiesa non è corretto dire che in essi ha abitato o ha agito la divina volontà, ma l'hanno fatta la divina volontà comunque. Cioè, ecco perché li veneriamo, non perché sono Superman o perché sono superi uomini e una sorta, perdonate l'espressione, di Padre Eterno in terra, ma perché, assecondando l'azione della grazia, hanno in tutto conformato e uniformato, sforzandosi, sacrificandosi, la loro volontà, quella divina. Nella Madonna c'è la divina volontà in lei agente ed operante in tutto, perché non ha fatto nemmeno un atto di volontà sua, nemmeno un battito di ciglia. Mai. Mai. Non ci fu colei che non fece mai in nulla la sua volontà, nemmeno nella più piccola cosa.
Bellissimo quel particolare che nota. Adesso, ripeto, qui fare una meditazione organica è difficile. Abbiamo visto il primo atto che fece questa nobile regina. Facciamo una meditazione al contrario, no? Siamo partiti dalla fine. Cosa fa appena nata, non appena concepita? Poi andremo a vedere appena concepita i tre atti che Gesù spiega, no? Cosa fa? Fa un giro, fa un giro. Gli angeli le cantano le ninne mentre sta nascendo. E lei è un rapimento, e che cosa succede? Che la sua anima esce dal corpo. Nel rapimento, basta studiare un pochino di mistica, c'è l'uscita della parte superiore dell'anima, non di tutta l'anima, se no saremmo morti, dal corpo, quindi con le sue facoltà spirituali. E che cosa fa? Fa un giro nel fiat creante. Vedete come la Madonna vive, cioè proprio si muove, non c'è avuto nessuno che gli insegnasse cos'è un giro nel fiat creante, lo sapeva punto e basta. È andata a raccogliere tutto l'amore che Dio aveva sparso in tutto il creato, perché il creato è un canto infinito dell'amore di Dio. Basta sapercelo vedere. E questa è una delle cose stupende della vita nella divina volontà. Cioè si vede tutto con occhi nuovi. Cioè si è capaci, perché cioè, noi dobbiamo anche imparare a vederlo l'amore di Dio, a non stare sempre a vedere tutto a nero, sempre in cagnesco, d'accordo? O sempre a lamentarci, sempre che tutte quante cose schifose, noiose, miserabili, nauseabonde, vomitevoli, ecco, per passi questa espressione della nostra miserabile volontà umana, che sta sempre a lamentarsi perché sa sempre la propria pansa al centro di tutto, il proprio tornaconto, il proprio interesse, il proprio piacere, il proprio comodo, che gli altri ti considerino, ti amino, ti stimino, eccetera, eccetera. Appena questo non succede, succede il finimondo. No, lei è andata a prendere, andrà a prendere tutto l'amore di Dio seminato in tutto il creato. Penetrando nell'empireo, questo proiettile di quest'anima bambina, si porta dietro tutto il creato e offre il ricambio di amore di tutti, offre il grazie a nome di tutti. Questa è un'operazione. Noi non possiamo, il sole non può dire a Dio grazie di averlo creato, non glielo può dire. Invece potrebbe ribellarsi, come dice Gesù, bellissima questa cosa qui. Dice, la Madonna è costituita regina di tutti. E tutti l'hanno riconosciuta. Ma se mi avessero fatto a me re di tutti, al sole dice che fai re di tutti a questo? E chi lo conosce a questo qui? Questo c'ha il peccato originale e ha fatto i peccati suoi della sua volontà umana attuale. Ma chi te conosce? Io sono più grande di lui, direbbe il sole. Io sono rimasto come tu mi hai fatto. E ubbidisco da milioni di anni, dicono gli scienziati, non lo so da quanto tempo che sia, al tuo volere. E non mi sono mai mosso. Solo la Madonna può ricevere il tributo di tutta la creazione, perché? Perché ne è superiore per dignità, perché è un membro della razza umana, ma neanche superiore per condizione. Certamente io come dignità ontologica, in quanto essere umano, sono superiore al sole, che è una creatura inanimata, non parla, non pensa. Ma come dignità, come dire, non ontologica, ma esistenziale, oserei dire, sono inferiore al sole. Perché il sole ha sempre obbedito, io no. E invece la Madonna sì. E porta il grazie a nome di tutti. Cioè, io poi rimango veramente esterrefatto quando leggo queste cose, perché me personalmente, veramente mi hanno cambiato un pochino la vita, mi hanno anche cambiato un pochino la mia idea di Dio. Cioè, a me vedere la reazione che Dio ha al contatto con la Madonna, no? Ci sentimmo felici nel sentire in grazia di questa bambinella regina. Ma come? Noi possiamo fare felici? Cioè, Dio era contento. Oppure prima diceva: ecco, com'era bello vedere questa innocente e privilegiata creatura arricchita di tutte le qualità divine venire in mezzo a noi. La divinità non volle aspettare come il sole delle altre creature, gli ha dato subito il libero arbitrio perché voleva i suoi amplessi. Amplessi ricorre 2 o 3 volte. Amplessi. Cioè, quando noi esseri umani pensiamo ad amplessi, cominciamo subito a pensare a cose da animali, ecco, per usare un eufemismo. E questo dimostra veramente quanto poco conosciamo di Dio. E in Dio seguono gli amplessi, non quelli da bestie, ma ben altra cosa. Capito?
Cioè, la Madonna che era sempre vergine, non è che nella vita non ha conosciuto cosa significa, tra virgolette, cerchiamo di capirci bene, questo è un altro termine che non si può usare perché è subito abbassato a livelli disumani. La Madonna era piena di godimenti, era detto, e che Dio godeva di lei, voleva i suoi amplessi, il ricambio del suo amore, i suoi baci. La Madonna baciava Dio, ok? La baciava veramente, non metaforicamente. Godersi i suoi innocenti sorrisi, Dio voleva godersela la Madonna, se l'è goduta e lei godeva di lui. Gettandosi nelle nostre braccia, ci sorrideva con tale compiacenza di gratitudine e di ringraziamento da strappare i nostri sorrisi. Bisogna dare i termini, strappare i nostri sorrisi, cioè io rimango sconvolto quando leggo, cioè, queste, cioè non è che non c'è, non mi stupisce la grandezza della Madonna, perché piano piano ho imparato a conoscerla, ma a me stupisce questa relazione, come dire, feconda, creativa quasi, no? Oserei dire, che c'era tra Dio e lei. Cioè, non era semplicemente che lei tutto riceve da Dio e tutto quanto gli rende, Dio lo considera come un atto dovuto, no? Dio in qualche modo reagisce positivamente, contento, e ricambiando, e fanno, capito, a chi si ama di più. Oh, com'era bello vedere questa innocente e privilegiata creatura, dice, arricchita di tutte le qualità divine, venire in mezzo a noi, tutta amore, tutta fiducia, senza paura. Perché solo il peccato è quello che mette distanza tra creatore e creatura. Spezza l'amore e sperde la fiducia ed incute timore. Come dice San Giovanni, no? L'amore perfetto vince il timore e chi teme non è perfetto nell'amore. Ma sentiamo ancora. Veniva in mezzo a noi col suo amore, dato da noi, e che faceva? Ci dominava, au, ci dominava, ci rapiva, cioè Dio aveva i rapimenti. Cioè, è normale che la Madonna c'è un rapimento, ma no, Dio c'è il rapimento quando c'è la Madonna. T'ha detto così, ci dominava, ci rapiva, au, ci dominava una creatura, a Dio, al creatore, ci metteva in festa. E si faceva rapitrice di altro amore, fantastico. Cioè, costringeva quasi il nostro Signore. Una rapina è un atto, no? Che è un pochino violento, cioè è quasi sotto, cioè, ti quasi costringo a darmene altro, solo che era una rapina d'amore. Cioè, io non, sinceramente, veramente, non trovo parole, non c'è. Cioè, non è possibile. Cioè, non posso dire non è possibile, che è possibile come, però. E se ancora, e noi la lasciavamo fare, la facevamo fare. Godevamo dell'amore che ci rapiva. Anche Dio gode. Usa il termine tecnico, d'accordo? Io pensiamo a quanto si è degradata l'umanità e a quanto è lontana da questi misteri, no? Per cui ti credo che la Madonna era sempre vergine, ma sai che gli importa la Madonna? Ma pure lontanamente, d'accordo? Cioè, chi c'ha esperienza di Dio? Il mondo, con tutta quanta la sua monnezza, da mondo viene mondezza, no? O a Roma dicono monnezza, ma non lo calcola proprio, d'accordo? Questo lo diceva già Sant'Agostino, che aveva conosciuto gli amplessi bestiali, e lui diceva proprio testuali parole: un minuto di vita in Dio non è paragonabile a tutti i piaceri che ho vissuto in 30 anni di vita. Un minuto, figuriamoci la Divina Maria, cominciava dall'istante del concepimento e ha finito a 72 anni, perché queste cose le viveva tutti i giorni la Madonna, certamente insieme al dolore, insieme alla croce, insieme alle prove, ma questa era la sua vita, questa era la sua vita, ma questa sarebbe la vita di tutti. Non so se mi spiego. È chiaro che sono una persona. Ecco perché, cioè, capite la pazzia? Perché se uno si mette a vivere come una bestia, nostro Signore soffre, dice: vuoi vivere come una bestia? Vivi così. Guarda che ti perdi, però. Ascolta, ti stai perdendo questo e forse lo perderai per tutta l'eternità se non ti penti e non ti converti, perché questo è quello che ci attende nell'eternità. Ancora di più di questo che sentiamo. La terra che sorride e si sentì nobilitata nel guardare l'abitazione e farsi calpestare dai passi della sua imperatrice. Immaginiamo la terra che freme
Quando la Divina Maria muove i suoi piedini benedetti e comincia a fare i suoi passetti e calca il suolo del pianeta Terra, beate quelle zolle che hanno sentito i passi di Maria, beatissime, beate loro. E poi Gesù spiega il segreto e così finiamo. L'abbiamo visto. Il segreto dell'eccellenza di Maria è che certamente Dio gli ha fatto conoscere, conobbe che tutto il male dell'uomo era stata la rottura tra la volontà sua e quella del suo creatore. Lei ebbe un tremito, anche qui, cioè, qui si vede proprio il cuore immacolato. Il tremito dice, che è? Deve succedere tutto nella vita mia, meno che una cosa del genere. Allora facciamo una bella cosa. Io la mia volontà te la leggo al trono. Subito, non, cioè, senza frapporre tempo in mezzo, è stata una cosa istantanea. Ha legato. Io non la voglio manco conoscere, voglio neanche sapere che ce l'ho. Io voglio vivere di divina volontà. Si aprono tutte le correnti, tutti i rapporti, tutte le comunicazioni. Non ci fu segreto che non le affidammo. E questo fu l'atto più bello, più grande, più eroico che fece. Il deporre ai nostri piedi la sua volontà. E ancora, e noi come rapiti la costituimmo regina di tutti. Ancora un altro rapimento avuto da parte del nostro Signore. Vedi che significa legarsi con la mia volontà e non conoscere la propria? Questa è tanta roba, questa qui. Io spero che sentendo, cioè questo scritto è un po' una sorta di prequel a quello che poi la Madonna sviluppa personalmente nel testo fondamentale, che l'ho meditato l'anno scorso per il mese di maggio, la Vergine Maria nel regno della Divina Volontà, e che adesso stiamo meditando ai Cenacoli Mensili, rimeditando, che tanto quello non si medita mai abbastanza. Quindi il primo atto, legare la sua volontà. Il secondo, offrirsi a qualunque sacrificio per amore nostro. La sua offerta. Dio, tu, allora, tu mi puoi chiedere qualunque cosa? Qualunque. E Gesù te l'ha chiesta, perché nessuno ha offerto dei sacrifici tanto eroici come la Divina Maria, ininterrottamente. Nessuno poteva dare di più. Lei tutto ha offerto, Dio tutto si è preso e tutto gli ha dato e gli ha ridato. La terza cosa, questa è anche come dire la regola di vita di chi vuole entrare in questo regno, restituire l'onore e la gloria di tutta la creazione. Comincia da quel momento i suoi giri ininterrotti, che abbiamo visto poi compiersi in maniera solenne al momento della sua nascita, che avrebbero caratterizzato tutta la sua vita. A versare lacrime sull'uomo colpevole. Restituire l'onore, la gloria di tutta la creazione che l'uomo ci aveva tolto col fare la sua volontà, e da quel momento ha cominciato a riparare e a piangere per noi, per dolore dell'uomo colpevole, non solo per noi, piangere al posto nostro, perché l'uomo è così, mo sarebbe da dire una cosa, è così sciocco che fa disastri su disastri e non gli stramporta proprio niente, d'accordo? Come se fosse il re degli incoscienti, non capendo i disastri che combina, nonostante che abbia ridotto la terra a un cimitero. E ancora non capisce. Ancora le reazioni di Dio. Questa regina ci dominava, ci legava, ci strappava grazie infinite, ci recava, ci inclinava tanto verso il genere umano che non potevamo né sapevamo resistere alle sue delicate istanze. E dice, e concludiamo, perché questa meditazione potrebbe durare qualche mese. La nostra neonata regina non ci pareva più estranea alla terra, non ci sentivamo più di colpirla facendo uso della nostra giustizia. Avevamo la potenza della nostra volontà che in questa innocente bambina ci spezzava le braccia. Oi, ma allora noi sappiamo benissimo, la Madonna, cioè Gesù è nato sotto Cesare Augusto, d'accordo? In un periodo di grandissima pace, e quando la Madonna è nata 14 anni prima, c'era già Cesare Augusto, cioè. In quei tempi di barbarie continua, insomma, noi sappiamo che ai tempi dei Romani, ai tempi antichi, le vie erano continuamente insanguinate di fiumi di sangue, cioè l'esercito romano era qualcosa di spietato, andavi sotto a loro, ti massacravano, ti stritolavano, ti trucidavano, ti scannavano, di tutto facevano. C'era la Pax Augustea, studiamo la storia, 30 anni in cui il tempio di che era? Tempio di Giano, mi sembra che era quello della guerra, insomma, era rimasto chiuso, non si era mai aperto. Un fenomeno mai visto nell'impero romano, mai.
Tale e tanta hanno potuto la potenza del concepimento e della nascita di Maria e poi perché Gesù nascesse, fosse concepito e nascesse in questo tempo così impressionante, no? Fermiamo la meditazione e continuiamola però nel nostro cuore perché quello che abbiamo letto va veramente oltre qualunque possibilità umana di poterlo penetrare e meditare. Cosa dire alla nostra Divina Maria al termine di questa meditazione? A me viene soltanto una cosa. Se Dio è stato rapito dalla tua presenza e dalla tua bellezza, ecco, io ti chiederei, credo di farlo a nome di tutti coloro che parteciperanno a questa meditazione, noi ti chiederemmo, rapisci un po' anche noi, facci conoscere la tua bellezza, la tua grandezza, il tuo amore. E concedici la grazia di poterlo vivere e di poterlo ricambiare. Oggi abbiamo capito, abbiamo imparato che chi ti conosce, ti onora, ti loda, ti ama, non solo che fa cosa altamente gradita a Dio, ma fa quello che Dio, in primis e da subito, ha fatto con te. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.